fare i conti con l'ambiente è anche arte e anche emergenze creative nell'ennesima proposizione di Silvia Cirelli, che poi cercheremo anche di intercettare alle nostre telecamere. Siamo con Sergio Policicchio in questa inusuale location. A lui chiediamo di raccontarci un po' come funziona, insomma, questa performance, no? Perché comunque è arte performativa in qualche modo, crediamo, e che cosa hai voluto comunicare attraverso questa esperienza. Beh, nasce dal un lavoro ormai di 4 anni nel tentativo di unire arte visiva e suono, che sono due materie apparentemente, cioè, lontane, però c'è un filo conduttore, anche perché il suono comunque evoca un immaginario, a prescindere proprio, che però è molto legato all'immaginario interiore, no? Ho fatto altri lavori sul suono, anche sulla città di Ravenna, ho fatto un lavoro più teatrale che si chiama Buco Bianco, assieme a Luigi De Angelis, in cui c'era tutta una raccolta di 2 anni di lavoro dei suoni della città. Da questa esperienza è subentrato quest'altra, dove tento degli spartiti musicali possibili attraverso il disegno, in modo tale da sollecitare attraverso l'ascolto e la visione anche una voce. Di fatto questo lavoro nasce in una parte dalla sonorità della foresta amazzonica, che è un luogo comunque così ricco di suoni, ma così anche ricco di conflitti, perché nella ricerca che ho fatto comunque c'è una zona, c'è limite sonoro in cui insediamenti umani, deforestazione, barche, si intreccia a dei suoni che sembrano surreali alcuni, no? In queste zone ibride, no? In cui un suono influenza l'altro, viceversa, ho collocato il paesaggio sonoro, e da questo paesaggio sonoro è nato una serie di disegni che si presentano come spartiti, per cui i partecipanti, no? Gli viene chiesto sostanzialmente di entrare nella tecnica della registrazione, che implica comunque una sparizione di sé, perché comunque cogli dei dettagli, e questa cosa qua immediatamente ti porta all'ascolto, al rivedere l'ambiente, no? Perché, cioè, siamo in mezzo a Ravenna, però trovi un'altra Ravenna sonora, e in più a immaginare. E in questa cosa qua la faccio così perché comunque è un chiudersi, no? In questa specie di chiusura in realtà c'è un'apertura, immagini interiori, e in più una possibile voce, perché l'idea è quella di sollecitare una lettura di questa partitura attraverso un suono, una voce, un canto, quello che può venire spontaneo, no? Anche il respiro, perché c'è quel microfono, la capacità di essere così sensibile, che comunque in questo momento sta registrando tutto, per cui anche noi stessi, cioè è buffo come tutto rientra, si impasta, per cui anche il respiro, lo spostamento, la perplessità, la domanda diventa una possibile lettura di una situazione, no? Attraverso il suono. Per cui l'idea di partenza è stata questa. Poi la magia sarà in questi giorni capire le reazioni, no? Cioè io ho ipotizzato, poi la realtà mi dirà un po' la sua, però sarebbe interessante capire, no, fra 20 partecipanti le ricorrenze, se ci sono, oppure i 20 mondi diversi di attraversare un'esperienza sonora.